Il mio nome è Credendario. Credendario Bond. E sono qui per un altro pacco da prendere. Ora capirete il perché. Buongiorno web amici, un altro pacco da scartare anche oggi. C'è una bellissima novità, perché tanto io lo so già, perché la rima tra la là. Allora, guardiamo un po'. Ui, qua, qua. Penna rubata da 007, no, veramente la 007 che voleva rubare da me. E una Spy Pen Camera, ok, in HD 1080. Vediamo il contenuto, vediamo cosa fa, se può essere utile o no. Chi se ne frega. Allora, un attimo. Dunque, allora, confezione, come vedete, calamitata. Costo della penna si aggira veramente a pochissimo. Vi metto il link in descrizione, ci sono varie tipologie di acquisto, nel senso quella più completa, con già l'SD, quella senza, quella un po' più carina, un po' meno, eccetera, eccetera, ok? Io ne ho preso una più o meno una via di mezzo, quindi comunque sui 15 euro anche meno la troviamo. Allora, penna, ecco qua, sembra una classica penna, vedete la differenza tra una penna, ne ho preso una a casa, una penna normale, più o meno la grandezza uguale, ovviamente è un po' più cicciona, è un po' più spessa, come potete vedere, anche se questa non scherza, anche questa qua è già un po' più grande. Dopodiché vedete che girando la parte, diciamo qua in basso, ruotando così, è una classica penna che possiamo vedere sulla mia mano, scrive, vedete, quindi è funzionante, quindi non dà nell'occhio, ma se si può vedere qua, così qua nella punta, a vedo che la telecamera fa fatica, allora, se notate però qua sopra ha un buchino dove c'è la fotocamera. Allora vediamo come funziona. Dunque, allora si svita, anzi prima facciamo una cosa, guardiamo il contenuto e poi guardiamo il resto. Perciò dentro la scatola troviamo un cavetto classico, attacco USB e una femmina USB, poi vediamo il motivo. L'inchiostro di ricambio, quindi come potete vedere sono classici pennini che credo si smonti la punta tirando via questo, che ovviamente è un po' duro, ecco qua, e credo che ci vogliono le pinze, no, basta svitare e come vedete sono piccoline, sono corte, ma credo che si trovino anche in commercio. Quindi possiamo sostituire e sono avvitate la nostra penna in modo da poter utilizzare il ricambio, quindi si può tranquillamente usare. Inseriamo questo, quindi inchiostro di ricambio, abbiamo una chiavetta per la micro SD dove praticamente inseriamo la micro SD e poi la inseriamo nel computer per scaricare ovviamente quello che noi abbiamo filmato, perché filma, fotografa e registra anche il file audio. Poi abbiamo, se non avessimo, diciamo, non volessimo usare l'USB, abbiamo la micro SD classica dove inseriamo la micro SD e abbiamo le istruzioni, c'è un bigliettino, ma le istruzioni vi spiega il funzionamento. Vediamo se sono in italiano, ma non mi sembra proprio darsi. Contenuto della confezione è in italiano, quindi abbiamo anche la lingua in italiano dove spiega come fare, il modo di modo d'uso e tutto il resto, quindi devo dire che almeno da questo lato sono adagiato, poi bastava guardare all'inizio che c'è la lingua italiana. Molto bene, la scatola è finita, va bene così. Allora, dunque, questo cavo qui rispetto agli altri è particolare perché ha ovviamente il maschio da inserire al computer, ma come detto ha una femmina, ci sono anche in commercio, non è che non c'è una femmina, dove colleghiamo la nostra penna. Questa la poso. Allora, questa penna come funziona? Allora, sopra qua ha un tastino, ok, che si schiaccia e si accende e si spegne, ma andiamo a vedere intanto all'interno. Si svita, quindi svitando questa chiavetta, questa penna, scusate, svitando questa penna, allora qua come vedete è vuota e all'interno non ha niente, nonché il pezzettino che abbiamo visto prima per poter scrivere, ma tutto il contenuto ce l'ho da questo lato qua. Questo lato qua è dove va praticamente inserito
come potete vedere l'USB così, in modo da collegarla al computer per scaricare quello che noi filmiamo, ma anche ovviamente per caricarla perché è una batteria. Bene, detto questo, abbiamo un interruttorino, uno switch con una scritta 1 e 2, dove sul 2 si fanno i filmati, sull'1 si fanno le fotografie, e dalla parte opposta qua è inserita, come potete vedere, a scivolo una micro SD che era compresa dentro questa confezione da 16 giga. Mi pare che funzioni da 32 o 64 addirittura, quindi è abbastanza facile da inserire perché, come vedete, ha lo scivolo, quindi basta farla scorrere e via. Allora, adesso in questo modo siamo sullo switch 2, ma sicuramente se noi andiamo a vedere nelle nostre specifiche, oltretutto visto che c'è scritto anche in italiano, vi spiegherà esattamente. Adesso qua, eccolo qua, in italiano. Commutazione video e foto, è scritto veramente piccolissimo, video sul comunque 2 e su, foto sull'1, quindi basterà spostare lo switch se vogliamo fare le foto o se vogliamo filmare. Ok, dunque, poi dalla parte posteriore abbiamo due buchini, di cui uno, questo qua in alto, se tengo premuto in teoria si dovrebbe accendere, ecco, vedete, si è accesa, ha questa luce qua, vuol dire che dovrebbe essere pronta. Ok, vedete? Spero che si veda, non so come farvelo vedere, ma mi avvicino, ecco qua, così. Ha una lucina pronta. Allora, nel momento che io schiaccio, quindi oltretutto non si vede perché noi possiamo tranquillamente mettere la penna messa per così, la telecamera è qua. Quindi nel momento che così, vedete, adesso metto così, io schiaccio un'altra volta sopra. Ecco, lampeggio, questo lampeggio vuol dire che in questo momento sta filmando, quindi io vi faccio vedere adesso. Il problema è che tremando così farà un po' bruttino, ma cercherò di filmarmi in questo modo, in questo modo. Allora, una volta partita, cercherò di filmarmi in questo modo. Ecco qua, prova, 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 così sentiremo anche l'audio. Escluderò quello della mia telecamera e proverò questo. Poi, una volta finito, rischiacciamo un'altra volta e, come vedete, rimane di nuovo in stand-by. Questo standby è pronta di nuovo per essere di nuovo riattivata. Se io rischiaccio, vedete, lampeggia, è partita. E ovviamente la luce non compare più perché, essendo una spy cam, se no darebbe nell'occhio, invece così lei sta registrando effettivamente, ma non vediamo nessuna luce accesa. Quindi rischiaccio un'altra volta e rimane accesa, ok? Adesso tengo premuto e si spegne, perfetto. Apro e vado a commutare dal 2. Vedete che c'è il numero 1 e il numero 2. Non so se riusciamo a inquadrare la. Sempre problema con queste telecamere. Comunque, dal 2 passo all'1. Basta solo un selettore spostato dal lato. Richiudo la mia penna, devo dire che è ben fatta, un po' pesantina, ma comunque non dà nell'occhio, un po' particolare, uno non pensa proprio minimamente. Comunque riaccendiamo, quindi teniamo premuto e si deve accendere la spia, perfetto. In questa mo modalità fa le fotografie, quindi adesso faccio le prove. Sì, ok, perfetto, scusate perché non l'ho ancora provata, quindi non so. Allora vi faccio vedere, praticamente mettiamo così, quando io faccio la foto la faccio verso di me in questo modo. Schiaccio, vedete, cambia la colorazione e poi torna normale. Vedete? Schiaccio un'altra foto, ecco qua. Vedete? Perfetto. Ok, adesso spengo, poi le metto nel frattempo, così le vedremo. Allora, comunque, la risoluzione riporta appunto che è un full HD, quindi 1080. Le specifiche loro video sono 1920x1080. E formato invece immagine abbiamo una risoluzione di 2000, praticamente 2950x1440. La SD che può ospitare la micro SD, scusate, c'è scritto che è un massimo di 32 giga e supporta tutti i sistemi operativi da Windows a Mac, quindi si può usare tranquillamente con questo sistema. Ma cosa devo dire? Dire che comunque è la qualità, secondo me, per il prezzo che ha. Devo dire che comunque non è male, ottima. Se insomma,
volete fare qualche scherzo, qualcosa per qualcuno o qualcosa, ci può stare, comunque simpatica. E la qualità anche video, come possiamo vedere, devo dire che non è male, ben costruita, diciamo che solida, non ha, come vedete, modo di poter essere, che ne so, smontata a pezzi, come ho letto in alcune recensioni su altre penne dove si smontavano da solo. Devo dire che questa qua effettivamente è ben costruita comunque e quindi non ha questo tipo di problema. Perciò per me è promossa e al prossimo tutorial da calendario. Ciao ciao!